E la scuola Leonardo da Vinci è un istituto tecnico e professionale e abbiamo voluto fare questo per dimostrare a tutti che negli istituti tecnici e professionali si riesce a produrre cose, prodotti di alta, altissima qualità. E questo è un fatto tutto interno alla scuola. Ma la cosa più importante, più vera, è quello che molti qui hanno detto e hanno testimoniato di persona. È il ricordo. Noi viviamo, come dire, il ricordo, perché magari io sono nato subito dopo la guerra e mi ricordo quello che mio nonno e mio padre vivevano e mi raccontavano, e avevano ancora le lacrime agli occhi raccontando ciò che avevano vissuto, le tragedie che avevano passato, i morti che in famiglia c'erano stati. Uno dei gappisti che è stato fucilato e che è c'è cioè il cippo alle cascine, porta il nome di Valdo Batoni, era uno zio. E quindi all'interno si sentiva, come dire, ci si sentivano i ragazzi presi da ciò che era avvenuto. E mi ricordo ancora che mia stessa madre, quando parlava della prima volta che è andata a votare, gli venivano le lacrime agli occhi. Tanto era importante. Vi rubo 2 minuti soli perché è molto bella questa storia. Mia madre ora ha 90 anni e mi ricordo fino da bambino quando gli portai, c'era il centenario dell'Unità d'Italia, 1961. E nelle scuole elementari e medie regalarono una copia della Costituzione. Si portai questa a casa perché l'aveva regalata. E allora mi raccontò questa storia, ma con le lacrime agli occhi. Papà dice: sì, mi ricordo, io sono andato a votare per la prima volta il 2 di giugno del 46. E ero emozionatissima perché? Perché era la prima volta che si votava dopo tutto quello che era successo, ma per me, donna, era la prima volta che venivo chiamata a esprimere il mio parere ed era un parere importante per tutto il paese, quindi si sentiva fortemente emozionata. Cioè, non riuscivo a dormire per questo fatto, per il fatto che dovevo andare a votare il giorno dopo. E quindi passa la notte insonne, arrivo a un certo punto, alle 5 la mattina, cioè basta, non ce la faccio. Mi vado al seggio, aspetterò 2 ore, ma almeno sarò la prima a votare. Quindi prende, si veste, esce alle 5 la mattina, dice: faccio 100 metri, svolto la strada per arrivare dove c'era il seggio e mi vedo davanti una fila di donne. Bellissimo. Perché se voi guardate questi spezzoni che ogni tanto danno sulle votazioni del 46, vedete queste lunghissime file che c'erano davanti ai seggi ad aspettare a votare, ed erano fatte, penso, come la mattina, quasi tutte erano donne, perché era talmente forte la voglia di partecipare che molte fecero come mia madre, non riuscirono a dormire e a notte fonda si misero già davanti al seggio per poter votare. E allora perché facciamo questo? Perché il ricordo deve essere una parte della cultura e delle conoscenze dei ragazzi. Le testimonianze dirette pian piano si perdono e credo che debba rimanere qualcosa in cui anche loro hanno partecipato e li aiutino a vivere quei momenti, a capire quei momenti, a capire che la Costituzione italiana non è un pezzo di carta scritto che serve e non serve, è qualcosa su cui si basa il loro reciproco rapporto, il modo con cui loro vivono, il rapporto di loro stessi con le istituzioni. E non è facile farlo capire a dei giovani che sono nati tanti anni dopo, perché io adesso ho ragazzi che mi vanno dai 14 ai 19 anni. Beh, quelli che entreranno l'anno prossimo sono nati a metà degli anni 90, il che significa sono nati quanti anni dopo? 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Io quando ero ragazzo e sono nato nel 48, la fine della prima guerra mondiale del 18 mi sembrava storia lontanissima, quindi come dire, il modo con cui far rapportare dei giovani ai fatti storici che sono la base della Costituzione, del nostro vivere comune, quindi della Costituzione, è un fatto educativo che travalica il, come dire, anche l'insegnamento delle competenze. Bisogna insegnare la matematica all'italiano, ma bisogna insegnare e partecipare ad essere, far partecipare ad essere cittadini. E lasciatemelo dire, soprattutto in un momento come questo, in cui, come dire, da parti diverse, anche dal Parlamento, vengono fuori proposte per cui i morti sono tutti uguali, mettiamoli e benediciamoli tutti nello stesso modo. È vero, la pietas nei confronti dei morti ci deve essere per tutti, solo bisogna far capire alle giovani generazioni che c'è chi è morto per la democrazia e chi è morto contro la democrazia. E cioè, oggi quando dice, si tratta di fare un po' di risorgimento, perché questo gruppo antifascista ha avuto le sue radici, le sue motivazioni di fondo, soprattutto in Boggi, che era la persona più adulta dal punto di vista culturale della formazione politica rispetto a tutti gli altri, che li possiamo definire in termini anagrafici dei ragazzi. Ecco, in Boggi noi troviamo questa radice dell'antifascismo che si rifà all'interventismo cosiddetto democratico della prima guerra mondiale. Tanto per fare dei nomi, Gaetano Salvemini, i fratelli Rosselli. E questa gente andò in guerra perché consideravano la prima guerra mondiale la guerra per il compimento del risorgimento e dell'unità nazionale. Quando si trovarono nelle trincee, nel fango delle trincee, si trovarono accanto a operai, soprattutto contadini, perché allora l'Italia era un paese contadino, e quindi si resero conto del problema sociale che doveva essere in qualche modo risolto per costruire una nuova Italia dopo la fine della guerra. Dopo la fine della guerra non nacque una nuova Italia democratica come avevano sperato queste persone, ma nacque il fascismo, e quindi ecco il loro impegno contro la dittatura per garantire e riportare il nostro paese alla democrazia, una democrazia che loro vedevano come radice prima nel moto risorgimentale. Dobbiamo tenere presente questo, ecco, per capire che questa fu la molla di fondo che spinse quelle persone a, come dire, dare il massimo, la vita in questo progetto di risorgimento della nazione dal punto di vista democratico. Ecco, allora abbiamo il piacere di avere con noi due attori, l'attore principale e questa gentile signora attrice, anche lei, che ci ha dato la voce nella narrazione della storia. Cosa significa interpretare un ruolo così delicato, importante, non solo a fine a se stesso, ma anche a livello storico? Ma appunto è una grande responsabilità, soprattutto poi quando si sentono le testimonianze dirette delle persone che questi fatti li hanno vissuti, sinceramente ci si sente anche molto piccoli e, come dire, così, degli attori che molto modestamente, umilmente si mettono al servizio di un progetto. Però ecco, dopodiché la nostra voce scompare parecchio di fronte alle testimonianze della storia, che per fortuna ancora qualcuno rimane, e sarà un grosso problema, io credo, storico e sociale, quando queste persone non ci saranno più e rimarrà solamente la memoria che andrà sostenuta in qualche modo. E la vostra interpretazione, perché anche lei ha detto era presente solo in voce, allora ancora più difficile, perché riuscire ad esprimere sentimenti e sensazioni anche di altri è ancora più complicato. Ecco, ora però vorrei chiederle
del dopo, lei che assiste a questo spettacolo, vede questa gente anziana che si commuove, lei così giovane. E ci commuoviamo così... anche noi. Ecco, volevo sentirle dire questo. Sì, ci si commuove sempre, non è la prima volta che collaboro, come anche Gianluigi, a delle cose che ha fatto la professoressa Povia, che non è nuova a questi lavori, a questi impegni incredibili, raccontare la storia attraverso le immagini, e ogni volta ci si commuove. Ecco, signor Presidente, è finito l'anno scolastico 2011, considerazione, rimpianti, io saprei perché, però vorrei farglielo dire a lei. Rimpianti no, io credo di aver svolto un lavoro di un certo livello a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è una scuola meravigliosa che ha fatto tanti progetti, questo è uno dei tanti, lei li ha seguiti e qui sono stati mandati per televisione attraverso i lavori che lei ha fatto, molto importanti e che noi conserviamo. Certo, allora Presidente Batoni, io infatti mi riferivo, quando parlavo di rimpianti, al fatto che noi lo sapevamo che lei aveva deciso di andare in pensione. Allora lei ha segnato però una traccia indelebile nel cammino di questa scuola che credo difficilmente sarà cancellata, e lei ha tracciato qualcosa di importante nella coscienza di questi giovani, ha dato loro degli insegnamenti umani, li ha resi responsabili di se stessi e ha fornito loro veramente una strada ampia, gliel'ha indicata da seguire. Noi le facciamo gli auguri più vivi, sinceri, più grandi, anche con commozione. Prego. No, volevo dire questo, sì, la ringrazio per questo apprezzamento, però tutto questo l'hanno fatto gli studenti insieme con i loro insegnanti, o gli insegnanti insieme, sono riusciti a tirare fuori questo dagli studenti. Io, se volete, ho governato, ho aiutato questa situazione che aveva queste grandissime potenzialità ad emergere, che è un ruolo, come dire, che un dirigente scolastico deve avere, ma il cuore pulsante della scuola sono i suoi docenti e i suoi studenti. Comunque la modestia delle persone grandi gliela riconosciamo, complimenti vivissimi, grazie. Grazie per tutto quello che ha fatto. Grazie a lei.